Ciao, io sono Miss Biancoala e questo è il mio canale dell'illuminazione, dove ti insegno a applicare la legge di attrazione e non solo quella in maniera corretta ed efficace nella tua vita. Sono anche su Instagram e su Facebook, che sono due canali coadiuvanti a supporto di questo qui di YouTube. E trovi il link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Specialmente su Instagram ogni giorno posto le storie di successo del mio Team Koala, inoltre frasi mantra, meditazioni, riflessioni, un sacco di materiale aggiuntivo. Trovi il link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Troverai i link del mio blog, dei canali social e anche del mio servizio di consulenza. Il mio servizio di consulenza, un servizio mirato e dedicato per individuare e rimuovere tutto ciò che si frappone fra te e quello che intendi manifestare. Cosa, persona, evento, circostanze. In questo momento è un prezzo speciale per un breve periodo. Trovi il link di riferimento dei miei social, del mio blog e dei servizi di consulenza cliccando qui sotto nel box informazione. E ora passiamo al video della settimana. Pace, amore ed energia. Ed eccoci qui in un nuovo video, il primo video dell'anno 2022. Ok, innanzitutto vi ringrazio di cuore per tutti gli auguri che ho ricevuto e grazie, grazie, grazie. Veramente, grazie di cuore. Siete speciali, ma lo sapete, io ho una famiglia speciale, io ho una piccola tribù di illuminati speciale. Oggi andiamo a parlare di qualcosa estremamente importante e che riscontro in diversi voi quando venite da me in fase di consulenza o magari comunque se scrivete qui sotto nei commenti. La questione del e quindi andrà a incidere sulla vostra vita, sulla vostra realtà e dunque sull'operato dell'universo, che vi ricordo, la relazione fra voi e l'universo è 50-50. Voi fate una parte e l'universo fa la sua di parte, voi fate la parte del domandare, chiedere, rimanere in fede cieca, sicuri che lo manifesterete, siete sicuri che lo manifesterete perché appunto vi fidate dell'universo. Ecco perché è molto importante creare un rapporto con l'universo, disciplinare la propria mente, il proprio ego e così via. Tutta roba che ho trattato comunque nel canale, quindi come dico spesso nei miei video, questo canale è strutturato come una vera e propria scuola. Partite dal primo video che è linkato qui sotto dell'agosto del 2019 e risalite piano piano, nessuno vi mette fretta, capisco ci sono tanti video, ci stanno, però se siete arrivati fino a qui è perché avete sete di sapere, sete di cambiare, non ne potete più di certe situazioni e quindi c'è da mettersi, c'è da rimboccarsi le maniche e mettersi sotto. Ora, diversi di voi vengono da me e mi dicono, vorrei questo, vorrei questa cosa, vorrei questa situazione, vorrei questa persona, però non sono convinto, non sono convinta, non sono sicuro, ho confusione. E poi si rivolgono a me. Tu che dici che è meglio? Purtroppo io non posso dirvi cosa è meglio, cosa è giusto, cosa bisogna scegliere. Nel senso che, ad esempio, facciamo proprio un esempio. Se voi venite da me e mi dite, che ne so, non so che fare della mia vita. Non so cosa volere della mia vita. Sono confusa, sono confuso. Secondo te che dovrei fare? Che strada dovrei prendere? Che cosa dovrei scegliere? Meglio questo, o meglio questo, o meglio questo? Cioè, io non sto dentro di voi. Non sono dentro di voi. Nessuno può scegliere al suo posto. Questo crea un problema con l'universo. Perché cosa succede? Voi state lì e cercate di comandare l'universo. Magari davvero fate ripetere frasi mantra, fate visualizzazioni, però la vostra confusione tiene in stallo l'universo. Per farvi un esempio, immaginate che siete a un ristorante, si avvicina il cameriere all'universo e vi chiede cosa volete. E voi cominciate a dire, non lo so, lei che dice? Boh, ma forse voglio la pasta, però non so manco che tipo di pasta, forse è al pomodoro, no, forse è in bianco, no, forse è meglio il riso, no, facciamo la pizza, però forse pure la carne. Ma che tipo di carne? No, sono confuso. Tu che di. Cameriera sa che vi dice, torno fra 5 minuti. Ecco, tanti di voi si trovano in una fase stagnante che sembra non portarli a nessuna parte per il semplice fatto che voi siete il capitano della vostra nave e l'universo è il timoniere, sta lì a guardarvi e a dire, capitano, da che parte dobbiamo andare? E voi, non lo so, India, no Africa, Europa, no aspetta, no, cioè. E poi cosa fate? Inveite contro il timoniere universo o il cameriere universo e dite: ah, non mi sta portando l'ordine, non mi sta manifestando. Cioè, o vi rivolgete a me e mi dite che devo fare, ma io, cioè, io non posso dirvi cosa devo fare. Dovete andare a rintracciare voi stessi. La confusione è un altro, comunque sia, elemento dato dal vostro ego.
O meglio ancora, la confusione è generata dalla vostra paura, perché se voi fate un vero esame di coscienza, il vero esame di coscienza non è mettersi a 6 secondi e la 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 la. Il vero esame di coscienza è proprio prendersi del tempo di sé, che può essere anche giorni, settimane, e riflettere che cazzo voglio questa vita. Ma cosa succede quando noi ci facciamo questa domanda, che sembra facile? Cosa vuoi dalla tua vita? Ci entrano tantissime, centinaia di paure, perché noi abbiamo paura di chiedere. Noi abbiamo paura di chiedere perché il nostro ego ci dice che quello che stiamo chiedendo is too much, è troppo. È troppo. È troppo. Ora, io mi ci sono trovata diverse volte in questa situazione, ma quello che facevo era prendermi in giro, perché io sapevo nel mio cuore, nel mio intimo, cosa volevo realmente, ma non avevo il coraggio neanche di ammetterlo a me stessa, non avevo il coraggio di ammetterlo a me stessa perché il mio ego era lì a bisbigliarmi, è troppo. Sta a sparare troppo in alto, non te fa sogni di gloria, stacchi i piedi per terra, n'accadrà mai, se va bene. Ma finché ho dato retta a questo, al mio ego, finché non ho fatto chiarezza e ho detto, ho decretato, io voglio questo, intendo manifestare questo, non mi sono mossa da nessuna parte. Non mi sono mossa da nessuna parte. E era inutile prendersela con l'universo e dire: ah, non mi stai aiutando, ti sei dimenticata di me, mi hai abbandonato, te ne stai fregando, gli altri ottengono, io non ottengo. Una cosa che mi rende un po' triste è quando alcuni di voi vengono e mi dicono: non riesco a leggere le storie di successo che pubblichi su Instagram perché mi fanno rosicare. Quello è il vostro ego, bambini cari, è il vostro ego. Perché il vostro ego vi fa rosicare, perché vi sta lì, perché rosicate? Perché vi sta lì a bisbigliare, guarda, quella ha ottenuto, quella ha ottenuto. Ma te quando mai? Ma che cazzo? Non te la mai. Quindi provate una sorta di gelosia, invidia, dispiacere, anche rabbia o rancore o frustrazione, insomma, sentimenti negativi che sono perpetuati dal vostro ego perché vi dice: quella c'è riuscita. Hai visto? Una botta di culo sarà stata. Vabbè, comunque più disciplina di te. Ma sta più avanti di te. Vabbè, ma comunque siate mai, non ci riusciamo. Quindi mi dispiace perché io quelle storie le posto per farvi vedere che gente come voi, no alieni, no chissà con che poteri, gente come voi, seguendo i miei insegnamenti, che poi sono quelli dei grandi maestri ascesi, disciplinandosi nel tempo hanno manifestato quello che desideravano, seguendo la stessa strada su cui io tento di mettervi, di farvi camminare. Ma questa strada la deve camminare ognuno di voi. Non può farla nessuno al posto vostro. Alcuni mi scrivono e mi dicono anche: io sto da mattina a sera a pregare, Signore. Ma che cosa preghi? Tra di noi è stato stretto un patto, tra noi e l'universo, dove l'universo non interviene se non invitato. Se no, come vuol dire invitato? Questo ci farò un video a parte, magari lo metterò forse in privato, nei link privati. Il maestro Gesù diceva: sia fatto secondo la tua di fede. Il miracolo che performava all'altra persona era derivato dal fatto che gli permetteva, quella persona che era il lebbroso o il cieco, gli permetteva il miracolo perché credeva in quel miracolo, credeva nell'accadimento, aveva fede cieca. Se no, niente. Niente. Quindi quando voi cominciate a dire: qua la persona c'è riuscita, io no, non gliela faccio a leggere queste storie. Fatemi una domanda e di: ma perché non ce la faccio a leggere? Perché sto rosicando? Invece tanti di voi le usano per quello che sono state, che io le pubblico apposta, per gasarvi, per dirvi: oh regà, cioè, perché io ho messo il motto che noi siamo il team koala e manifestiamo tutto cazzo che ci piace e ci pare? Proprio perché per incentivarvi. Sapete quanto l'avrei voluto io, qualcuno che mi incentivasse nei momenti più proprio de merda, raga. Nei momenti che non sapevo che cosa fare, dove girarmi e così via. Quindi la cosa importante con l'universo è dichiarare quello che volete. Essere precisi. Non lo so. Boh. Immaginate salisse un taxi e il tassista vi dice: dove vuole andare, signore o signora? Non lo so. Come non lo sa? Boh, non lo so, faccia. Cioè, non potete neanche dire: vabbè, l'universo mi darà quello che è meglio per me. No! Anche perché l'universo vi dà in base a quello che voi credete di meritare.
Se pensate merita 10, vedrà 10 e vi ritroverete con 10. E ve lamenterete di quel 10 perché invece volevate 100. L'universo esegue quello che voi comandate, ma se lo comandate per bocca, per pensiero, per credo il vostro ego, ecco perché avete una vita che non vi piace, non vi soddisfa in tutta la vostra vita o in alcune aree e così via. Voi dovete sapere, nessuno ha mai raggiunto un posto vagando alla Gatsum. Cioè, se dovete andare da punto A a punto B, cioè, dovete stabilire un percorso, dovete innanzitutto stabilire dove volete andare e poi stabilire un percorso. Cioè, o meglio ancora, se io monto appunto sul taxi, sarà poi il tassista universo che mi porterà dove voglio andare, però gli devo dire dove voglio andare. Glielo devo dire dove cazzo voglio andare. Non posso star lì a scenamone oppure di boh, non so, ma faccia lei che dice. Cioè, se poi vi ritrovate con un risultato che non vi piace, fatevi esame di coscienza e di ma io quanto ho creduto, quanto ho deciso, o quanto ho permesso al mio ego di intervenire in questa decisione. Il problema, o meglio, la verità amara, proprio il bicchiere di veleno che non vi va di ingoia giù, è che voi sapete quello che volete perché tutti lo sanno quello che vogliono. Non ci ho mai creduto minimamente, essendoci io passata, quando mi vengono e mi dicono no, non lo so, no, ce lo sai. È che c'hai così paura di ammettertelo perché il tuo ego ti dice che è troppo grande, che fai finta e rimandi nel tuo subconscio e dici boh, non ce lo so, non ce lo so, boh, non ce lo so. Quante volte ci troviamo magari fra amici, magari voi avete voglia di qualcosa, di fare qualcosa, però magari non volete proporre perché mi sa che è quello che mi piace, che ne so, io ad esempio amo molto i musei, quindi quando mi ritrovo con amici miei a dire che famo è? Io lo sapevo che volevo fare, io volevo andare ai musei, però dicevo sempre, boh, non lo so, scegliete voi, ma che ne so, no, non lo so, non era vero, non era vero, io sapevo quello che volevo, è che non lo ammettevo, perché dentro di me dicevo, se mo gli dico voglio andare al museo, mi dite non faccio, mi dico sì, vabbè, ciao, cioè, no, non ci interessa, quindi stavo zitta e non lo proponevo, e che cosa succedeva? Che poi andavo in posti e facevo cose che la maggior parte delle volte non mi piaceva. Ma dovevo fare pippa e incassà perché ero stata zitta, perché non avevo detto quello che volevo fare. Dovevo mettere, come si dice, buon viso a cattivo gioco dovevo fare. Buon viso a cattivo gioco. E ma abbiamo del culo. Era mia colpa. Era colpa mia. Perché ero stata lì in silenzio di boh, non lo so, fate voi. No. O sapete quante volte sono stata una cosa molto, molto ritrosa e timida. Magari si usciva. E usciva sempre fuori al McDonald's, che a me sempre mi piace la roba di fast food. Non mi è mai piaciuta. Io magari invece volevo andare da un'altra parte, pure a mangiarsi un pezzo di pizza, però stavo lì in silenzio, che già, ma tu dove vorresti andare? Boh, non so, non lo proponevo perché pensavo, che ne so, se moglie di dica pizza, questi tutti in coro vogliono andare al McDonald's, questi mi guardano e dicono, cioè, andavo al coso, andavo al fast food, mi piaceva. Fine. E che cosa succedeva? Che non mi godevo il pranzo, la cena dove eravamo andati, in più rosicavo e fumavo dentro di me pensando, sono stata pure una cogliona, peggio ancora, sto pagando pure per qualcosa che non mi interessava fa, capite? Quindi per tornare al discorso che vi stavo facendo, quello che dovete fare è sedervi con voi stessi e di che voglio realmente, lo sapete che volete, raga, lo sapete che volete, lo sapete. Tempo fa ho avuto una cliente che è venuta a me e mi ha detto: ah no, non lo so, il lavoro che voglio fare, boh, non lo so, lascio fare l'universo che lasci fa. No, devi comandarlo, l'universo non può fa che lasci fa. Non può. Devi comandare. Lavora di qua, lavora di là, esce che voleva lavorare nel campo della moda. Ma diceva che non ci poteva lavorare perché questo e quest'altro non osava neanche domandare questo all'universo perché si dava già per spacciata. Non ho conoscenze, non c'ho il diploma in questo, ho il corso in questo, l'ho fatto qui, dovrei trasferirmi a Milano, che è la città della moda, oppure a Parigi, cioè tutte queste cose qua. Cioè, quindi che cosa è? Lei si mentiva, perché quello che fate è mentite a voi stessi, di boh non ce lo so, sono confusa. No, non sei confusa o confusa. Non sei confusa o confusa. È che voi
Avete paura di ammettere quello che cazzo volete a voi stessi. E perché ci avete paura? Perché il vostro ego sta a dire che è troppo alto, sta a volare troppo in alto, sta a chiedere troppo. È una delle cose che vi spaventa di più, raga. Rimanete delusi. E di questo ci farò un video a parte, perché sono bella carica a pallettoni su questo, perché è una cosa che mi ha bloccato tanto. Rimanete delusi. E quindi rimanete qui a dire boh. No, non so. È assurdo. È assurdo che uno desidera qualcosa, ma sbatte come i famosi sogni nel cassetto. Sbatte nel cassetto perché tanto è inutile. Inutile per chi? Chi va detto che è inutile? Chi va detto che è impossibile? Ecco perché la disciplina mentale è estremamente importante. Ecco perché vi viene in aiuto tanto anche il corso autostima, che va a lavorare su proprio la base del vostro essere a livello di valore, meritocrazia, va a scavare nelle radici dei vostri proprio dei vostri problemi. Questa settimana pubblicherò anche il corso nuovo dedicato al rintracciamento dei credo madre, di cui ho parlato nello scorso video. C'ho già la pagina pronta, devo soltanto sistemarla, e anche quello va. Addirittura a quello ci ho aggiunto una meditazione. Quindi ci saranno tre parti di corso, quindi praticamente sono 59 minuti di roba, quasi 60 minuti, un'ora, e poi ci sta la 10 minuti di meditazione, io la chiamo ipnotica, vabbè, poi, cioè, veramente ci ho aggiunto anche la meditazione per renderlo ancora più potenziato, perché tanti di voi hanno fatica proprio a scardinare questi credo madre negativa, a risostituirli e così via. Quindi quello che voglio dirvi è: voi vi state prendendo in giro, voi sapete quello che volete, in cuor vostro, non ve lo volete ammettere, studenti cari. Non ve lo volete ammettere, ci sono passata pure io. Quante cose non me le sono voluta ammettere, raga. Quante cose ho lasciato andare, quante cose ho. Quante volte sono stata zitta. Quante volte mi sono messa in disparte, quante volte ho rinunciato. Quante volte ho ingoiato giù il boccone amaro. Quante volte. E più lo facevo, più cresceva la mia insoddisfazione, la mia frustrazione. Mi dicevo: no, è perché sono confusa, no, è perché sono arrabbiata, no, è perché, cioè, non so che fa. No, quando voi scavate, vi accorgete che la vostra frustrazione, rabbia, tristezza, apatia nasce dal fatto che ce lo sapete, ma vi siete messi voi in barricate, vi siete messi voi stop, perché avete dato ascolto al vostro ego, e il vostro ego farà tutto quel che può per tenervi dove siete. Non ci tiene minimamente che progredite, non gli torna niente a favore che voi progredite, che voi conoscete, che voi apprendete. Non gli torna niente, perché è potere in meno che ha su di voi, dominio in meno che ha su di voi, che ha. Quindi, per concludere questo video, il consiglio che vi do è: sedetevi con voi stessi, prendete carta e penna e siate onesti. E lo so che non è facile, perché appena direte quello che volete, ve lo garantisco, il vostro ego verrà fuori come una furia a dirvi: se manco col cazzo, vuoi fare questo, vuoi diventare questo, vuoi essere questo, vuoi fare esperienze di questo, vuoi avere questo, e se l'alleo, vabbè, sì, vabbè, cioè, vi dirà questo. Vi farà sembrare come se voi state chiedendo, che ne so, di adesso di trasferirvi a vivere su Urano, in questo istante, tra, ecco, mo sto su Urano, per di, cioè, capite? Qualcosa di impossibile. E il vostro ego ama dirvi tutto quello che è impossibile. Cioè, ama farlo. Ma siate sinceri. Siete ormai risvegliati. Sapete chi e cosa vi sta bloccando. Sa è veramente da stolti. Da stupidi. Scusate, ma la verità. Perché ci sono passato pure io. Non serrare i ranghi su di voi, non cominciare a disciplinarvi, non rigettare le stronzate che vi dice il vostro ego, dell'impossibilità. Voi avete paura di diventare ciò che desiderate diventare, e avete paura di diventare ciò che desiderate di diventare solo perché credete che sia impossibile, credete che quel voi che desiderate essere, in cui desiderate trasformarvi,
sarà impossibile. È un po' lo stesso sentimento che secondo me sperimenta il bruco quando guarda le farfalle e dice: ma è possibile che io, chiudendomi in un bozzolo, diventerò quello, mi cresceranno le ali? Mi piace pensare quello. Perché se ci pensate, un bruco far spuntare le ali a se stessi, cioè tipo fasse crescere un arto, cioè è allucinante, penso, la metamorfosi del bruco. È veramente allucinante, ma allo stesso tempo è qualcosa, un regalo dell'universo che davvero ci fa capire che noi possiamo mettere le ali a noi stessi. Noi possiamo mettere le ali a noi stessi. Possiamo farle virtualmente crescere. Possiamo davvero, e andando in noi stessi, nel nostro bozzolo, lavorando su noi stessi, farci crescere le ali che ci porteranno dove desideriamo andare. Poiché, come insegnava il Maestro Gesù, niente è impossibile. Ma ci vuole disciplina, buona volontà, tanta forza, resistenza. Sì, però poi quando comincerete a ottenere, il vostro ego perderà sempre più potere e voi non gli darete più tanto ascolto perché ormai avrete scoperto tutti i suoi trucchetti, riconoscerete i suoi inganni e non vi farete più prendere proprio per il culo dal vostro ego, non vi farete più fermare. Capite? E questo è quello che io mi auguro per questo nuovo anno che voi facciate. Che voi andate dentro voi stessi, andate dentro voi stessi, che voi andiate dentro voi stessi a ricercare la vera cosa che volete diventare, qualsiasi cosa sia che volete diventare. Anche se vi sembra assurda, anche se vi sembra come appunto doversi trasferire adesso su Urano. Ma voi avete l'universo dalla vostra parte, finché non permetterete all'universo di fare il suo 50%. Finché non permetterete all'universo di solcare la strada per voi, strada che già conosce, aspetta solo che gli diate l'ordine, aspetta solo che voi crediate, che voi lo comandiate, che voi lo chiamate nella vostra vita, che voi gli diate ascolto per portarvi quello che desidera. Quanto ci si mette, ci si mette. Quanto tempo ci vuole, ci vuole. Però dovete avere fiducia, dovete stabilire un contatto con l'universo. Dovete lasciargli fare il 50% e dovete credere nella possibilità che quello che desiderate, nonostante il vostro ego vi dice irraggiungibile, è quello che volete, dovete essere onesti con voi stessi, anche se il sogno vi pare così lontano, vi pare così inarrivabile, non sapete le volte che ci sono stata in queste scarpe, ragazzi. Quando l'universo ha cominciato a rendermi chiaro che dovevo aprire questo canale, a me sembrava veramente io l'ultima degli ultimi, quella che con traumi su traumi, quella che era stata tradita dalla stessa umanità che l'universo mi chiedeva adesso di aiutare. Mi sembrava così inaccessibile, così inarrivabile, io diventare qualcuno che insegna al prossimo, mi sembrava così utopico. E tanti anni ho rimandato indietro questa decisione a dire non sono pronta, non sono capace, è troppo. No, chi insegna, avevo questa immagine, è una persona sicura di sé, una figa, una che trasuda certezza. Non è, io mi vedevo come un alieno che cercava di tirare avanti in un paese, su un pianeta che non era suo. Quindi, e invece poi il tesoro è dentro di voi, non dovete cercarlo fuori, è lì. E se l'universo vi sussurra, perché è l'universo che vi sussurra ciò che desiderate, il vostro spirito vi sussurra ciò che desiderate, vuol dire che siete capaci a manifestarlo. Se di qualsiasi cosa desiderate, è il vostro spirito che vi dice sì, sei capace, sei capace, sei capace, perché vi garantisco che non ve lo farebbe neanche, proprio perché non vuole umiliarvi, proprio perché come insegna il Maestro Gesù, Dio, l'universo, non dà più di quanto una persona possa sopportare, più di quanto una persona possa riuscire
a manifestare, vi dà la dose giusta, come un genitore amorevole che dà la dose giusta di cibo al proprio neonato, al proprio bambino. Na zuffate come pure yogi ambuto giù, cioè scegliete con cura quello che dargli, perché sapete che quello che gli darete, il nutrimento che gli darete, quel tipo di nutrimento gli farà bene. Al neonato gli mettete in bocca lo spezzatino piccante. Ok? Quindi l'universo sa quello che voi siete capaci, e se avete questo desiderio vuol dire che l'universo sa che dentro di voi avete le capacità, avete il seme che deve solo germogliare, ma non germoglierà finché voi non darete retta, finché voi continuerete a dare retta al vostro ego. Non germoglierà finché voi continuerete a dare retta al vostro ego, perché il vostro ego vi dirà che quel seme è sterile, quel seme è arido, quel seme non produrrà niente. Voi non siete capaci. L'ego non vi dirà mai che siete importanti. L'universo invece ve lo dirà sempre. Siete così importanti che vuole darvi il meglio. Pensate questo. Non fatevi abbindolare dal vostro ego. Non fatevi abbindolare dal vostro ego. E qui chiudo il video. Spero che vi sia piaciuto. Questo è un argomento che mi ha toccato molto da vicino, perché anch'io ho girato tanto in tondo. Ho combattuto molto. E poi la liberazione è stato poi ammettere quello che volevo realmente. Credetemi quando ammettete a voi stessi quello che volete realmente. È una liberazione, perché che ci avete da perdere? Ammettervi sì, voglio questo. Nonostante ho paure, nonostante il mio ego mi martella e mi dice che è impossibile. Però finché lo tenete lì nascosto, è come un elefante dentro una stanza, raga, non lo potete nascondere. È là. Potete far finta, ma è là. Non lo potete nascondere. Io vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Pollice in su, iscrivetevi al canale, così entrate nell'entrata del Team Koala, il Team dei Vincenti. Noi manifestiamo sempre tutto quello che desideriamo. E guardatevi le storie di successo che pubblico con un occhio nuovo. Non siate, non vi sentitevi meno mati, ma neanche, no, meno mati, come posso dire in italiano. Non svalutate voi stessi pensando io non sarò mai capace. Non rosicate degli altri, perché voi potete farcela. Sono persone come voi, persone partite come voi, dall'essere zombie e passate ad essere risvegliati, persone con un percorso come voi. Nessuno viene da un passato idilliaco in tutto, tutto, per tutto e per tutto, vi garantisco, ve lo garantisco, che pure quello che voi guardate come è fortunato, c'ha le sue rogne. Su questo piano o terreno è praticamente impossibile non averle. Anche quello che guardate con ammirazione, dite che vita che c'ha, vi garantisco che a porte chiuse c'ha le sue rogne. C'ha i suoi giorni sì e i suoi giorni no. Ve lo garantisco. Ve lo garantisco ancora di più, perché ho avuto la fortuna di lavorare a contatto con le persone più ricche di questo pianeta, con la monarchia. E vi garantisco che hanno le grane come le abbiamo noi. Magari le superano meglio perché dici c'hai i soldi, però vi garantisco che ci sono alcune cose che i soldi non possono risolvere, raga. Potreste essere i più ricchi al mondo, ma ho visto sguardi assenti, ho visto tristezza, ho visto emarginazione, abbandono, ho visto depressione, anche fra quelli che sembravano avere tutto, agli occhi degli altri. L'erba del vicino sembra sempre più verde? Attenzione. Alcune volte, anzi spesso, ha steso solo un prato finto, di plastica.